meglio è questa nave da recupero degli anni 30, che è famosa per un recupero in particolare che è l'oro dell'Egitto. Violando profondità mai prima raggiunte, è riuscita a far rivedere la luce del sole al prezioso carico dell'Egitto. È un'avventura tecnologica straordinaria, è un'avventura di coraggio, è anche un'avventura di lavoro. Però in realtà all'ufficio storico non c'è niente che riconduca al lavoro dell'artiglio, se non tutta la classica documentazione rispetto al... Per due posti dove dovete guardare. Questo è l'archivio rosso, è l'archivio dove ci sono quei materiali che non possono essere resi pubblici. Dire come nasce l'artiglio è dire come nasce la flotta della Sorema, società recuperi marittimi di Genova, amministratore delegato e comandatore Quaglia. Il discorso fondamentale a monte era l'accordo fra la Sorema e Lloyd's di Londra, che aveva assicurato il famoso carico dell'Egitto. Era un carico di un valore enorme. Il compito del palombaro è di guidare il lavoro delle potenti gru a tenaglia, che pescano nel ventre squarciato della nave. Strappata dall'artiglio all'Egitto a largo di Kessan a 130 metri di fondo, giugno 1932. Sull'artiglio c'era il Gianni, il Franceschi e il Bargellini, grande, grande palombaro. Alberto Gianni, che è un po' il padre di tutta questa attività perché ha allevato praticamente tutti i palombari, ma è stato anche l'inventore della tecnologia elevatissima in quel momento. Sono discendenti di Alberto Gianni. Bisogna avere tanto coraggio, insomma, per entrare qua dentro.